La Regione Puglia continua a lavorare per la salute dei cittadini. Vieni in Fiera del Levante e scopri le iniziative su salute e benessere, agricoltura, ambiente, parchi, internazionalizzazione. La tua regione ti aspetta con 5 padiglioni e 200 eventi dal 10 al 18 settembre. Una lunga vita felice. Martedì 12 settembre, nell'area convegni allestita nel padiglione 18 della Fiera del Levante, che in questa edizione ospita il Salone dell'Agricoltura e dell'Enogastronomia, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, per l'occasione, tra i vari eventi previsti durante i giorni della fiera, ha organizzato un momento informativo con al centro della discussione il ruolo della formazione nel PSR 14-20. A relazionare il dottor Giuseppe Donghia, dirigente sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, Regione Puglia. La dottoressa Filomena Picca, responsabile misura 1 PSR Puglia 14-20 e Luigi Scamarcio, responsabile di accordo per le misure 1-2-16 PSR Puglia 14-20. Ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Donghia. Il ruolo della formazione nel PSR 2014-2020 e poi i criteri di selezione, questa è una misura non solo per i giovani naturalmente? Assolutamente no, questa è una misura che riguarda tutti gli imprenditori agricoli, quindi i giovani sono sicuramente i fruitori privilegiati perché i giovani mostrano maggiore interesse a conoscere, ad applicare all'interno della propria azienda innovazione e quindi la formazione per loro è fondamentale per creare un'impresa che possa essere la più competitiva, ma sicuramente tutte le imprese agricole, le imprese forestali possono essere beneficiari di questa misura, sicuramente anche su tematiche diverse dei giovani che possono essere tematiche dell'agricoltura sostenibile, quindi ci sono circa 13.000 domande sulle misure del biologico e dell'agricoltura integrata e quindi potremmo essere con la formazione di supporto anche per tematiche che riguardano proprio l'applicazione di questa metodologia di agricoltura e quindi fondamentale affinché veramente poi possa esplicare gli effetti voluti a livello ambientale. La misura 1 ha più risorse, poi è quella fondamentale. Sì, la misura 1 ha più risorse proprio perché da sempre la misura sulla formazione è quella che ha avuto diciamo, un tiraggio maggiore, però noi non, anche le risorse diciamo, della misura 1-3 sono risorse importanti perché pensiamo che oltre alla formazione classica il fatto di portare gli imprenditori a fare visite presso aziende che costituiscono diciamo, delle eccellenze per quanto riguarda l'aspetto diciamo, dell'innovazione, quindi è fondamentale perché questo significa poter avere un approccio diretto con l'imprenditore che ha posto in essere queste innovazioni e quindi un rapporto per capire quali sono state le problematiche eventualmente incontrate. 150 ore di durata dei corsi dove si svolgeranno? Ma i corsi sicuramente possono avere uno sviluppo che non è solo di aula naturalmente, anzi i corsi devono necessariamente svolgersi prendendo anche contatti, vedendo e visitando anche queste realtà, ma possono gli enti di formazione anche proporre una formazione che può essere a distanza, per cui l'importante è che il corso sia un corso qualificante che possa essere anche per un giovane imprenditore facilmente frequentato, perché indubbiamente questo significa anche togliere delle ore a quella che è l'attività d'impresa e indubbiamente deve essere fatto in un arco temporale tale che consente e concilia le due cose. Partiremo a gennaio con i bandi, se riusciamo ad essere anche più celeri meglio, però i bandi, ho già detto, devono essere in sincronia con quelli che sono, specialmente nel caso dei giovani, i nuovi beneficiari. Quindi se non selezioniamo i giovani che si sono candidati al primo insediamento non possiamo pensare di fare formazione. Grazie tante.